Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Quest'oggi per la prima volta ho deciso di provare a ricaricarvi uno spezzone di una live su Twitch come video sul canale. Si tratta di una partita competitiva che ho svolto sull'altra piattaforma che è andata piuttosto bene, quindi ho deciso di proporvela. Dato che ho detto un po' di tempo fa che volevo portare il competitivo solo su Twitch perché mi ci vedevo meglio ad attuare quel format su quella piattaforma, ho poi pensato che ricaricare qualche spezzone qui su YouTube male non faceva di fondo. Ricordo a tutti che se in questo periodo uscirà un po' meno video, ci sono delle variazioni di orari sia delle stream che dei caricamenti, è dovuto principalmente al fatto che mi trovo su a Milano e che mi sono mosso da Bologna a causa dell'epidemia di coronavirus, e siccome la mia famiglia abita abbastanza vicino al focolaio, c'è anche un caso qui nel mio paese, ho deciso di muovermi qua sopra per evitare possibili quarantene e di rimanere tagliato fuori. Detto questo, io vi invito a passare tanto da Twitch, visto che in questo momento stiamo streamando competitivo su Spada e Scudo, letteralmente adesso, quindi trovate il primo link qui sotto in descrizione, e vi invito anche a passare dal secondo canale che vedete invece nelle schede, dove questa sera pubblicherò la live integrale dalla quale è poi estratta questa partita. In ultimo chiedo perdono per il timer coperto dalla webcam e per il fatto che la qualità si sia un attimo persa nel passaggio da Twitch a YouTube, cercherò di sistemare le cose. Detto questo, mi sono dilungato anche troppo e vi lascio al video. Scendineve Bertic, e qui serve portare Tyranitar e cercare di gestire la cosa. Qui serve decisamente portare Tyranitar e cercare di gestire un po' il clima. Però vi dirò. Non il lead. Decisamente non il lead. È che quel Grimmsnarl mi fa fake out. Verosimile. Non sono molto convinto di quello che ho fatto, ma il timer la fa da padrone, ragazzi, purtroppo. Che mi sono perso di bello, Plashy? Tante sterate, un crash, questa è la seconda live, tecnicamente. Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a fare qua. Trisnacolo N3, benvenuto, grazie mille per essere qui in chat anche tu, quindi benvenuto in chat. 5 anni di YouTube, un anno di streaming e non so ancora parlare, fantastico. Ok. Grazie mille per il follow. Fossi lui farei fake out su Dracovish. Perché Dracovish non si dynamaxizza, Dracovish si va di branchio morso. E lui ha tutto l'interesse nel far sì che Dracovish non colpisca Mazdale. Io farei fake out su Dracovish. E dynamaxizzerei Mazdale. E a quel punto tirerei le bot. Vediamo un po'. Spero di poter imparare molto dalle tue live sul competitivo, dato che non so davvero nulla sui Pokémon, anche se ho Pokémon Scudo. Beh, allora, sicuramente impari dalle mie live perché faccio tanti errori e anch'io sto imparando, quindi discuteremo molto. E dai, e sto predict l'abbiamo preso. Baretto 1 e voglio anche il baretto 2. Grazie. Grazie. Non penso che lo manderò giù con Acquascolo, lui mi one-shotterà sicuramente Excadrill. Però andiamo sicuramente in vantaggio. Mi sta bene. Metto la pioggia. Baretto emote, grazie. Excadrill va giù.
Ci posso stare. Si aumenta l'attacco. Mi sono... Lui ha tirato su la... Si è tirato su le difese, ragazzi? Si è tirato su le difese? Non vorrei essermela persa. Non posso... Non devo assolutamente cambiare il clima. Non ha tirato su le difese. Perfetto. Perfetto. Vanillux. Figlio di puttana. Bravo. Bravo. Buona giocata. La domanda è... Potrebbe lui idealmente... proteggere Mazdale a questo punto e cercare una bora? Non l'ha fatto. Yes! Era proprio quello che cercavo. E va bene così. Dynaflusso. Dimmi che lo mandiamo giù. Perfetto. 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 Ora lui con quel coso lì non so cosa potrebbe fare, ma potrebbe anche mandarmi giù Dracovish volendo. Dynametallo addirittura. Si aumenta la difesa. Lui contava di mandarmi giù con la grandine. Va benissimo. Va benissimo, signora. Va benissimo, signora. Fanculo. E io esulto per l'Ax. Esulto per l'Ax perché è cercato. Per l'Ax si esulta se lo cerchi. Io ho questa mia filosofia. L'Ax è una componente del gioco, ragazzi. D'accordo. Bertic. 2K20. Dietro chi ho? Scusatemi, devo guardare di qua. Dietro ho solo Tyranitar. Sti cazzi. Allora, sicuro il primo a hittare è Whimsicott. Bertic non credo possa arrivare a buttare giù Dracovish. So che mi rischi un double hit qua. Però, esatto, non l'ha fatta prima la Protect, non la fa neanche adesso. E io sono più veloce. Easy. Avresti qualche consiglio per creare una squadra competitiva? Assolutamente sì, e non sei il primo a chiedermelo, tra l'altro. Ti parlo da nabbo, nel senso che ho fatto un po' di esperienza, ogni tanto mi vengono delle partite sensate come queste, però fidati, non sono sto granché. Il consiglio che ti do, spassionato, che è quello che ho seguito io, è prendi un team. Prendi un team online. Un team rental. Io ho iniziato così con la scorsa stagione, col Pokémon Ultrasole, quando ho iniziato a giocare. Prendi un team rental e gettati nella mischia. Prenderai un sacco di botte, però imparerai tanto. Non ti sforzare per buildare un team tu. Questo qua è un team che ho buildato io, ma è molto semplice e molte cose sono prese da internet sostanzialmente. Vittoria, tra l'altro. Prenditi un team Anolo e mettiti a lottare come un pazzo. E aiuta, guarda video competitivi, streaming competitive, presta attenzione a cosa si dice, cosa si fa. Non sto parlando di me, io non sono tutto sto insegnante, magari un Pardini, per dire. Anche inglesi, se mastichi un po' la lingua, fidati che diventare pro player è difficile, però potersi divertire, avere le proprie soddisfazioni è possibile, ecco. Volevo assolutamente vedere lo strumento di coso, perché... Corpetto assalto. Chi è che aveva scritto? Karkaten. Quanto è comune lui con corpetto assalto? Si usa molto. Io me l'aspettavo più con Vulnerable Polizza lui, in realtà. Però corpetto assalto ci stava.